Siamo alla birreria Romagnolo in occasione di un simpatico incontro fra due eccellenze sportive del movimento sportivo locale, vale a dire l'FC Südtirol che milita nel campionato di Serie C e il Neruda Volley che milita nel campionato nazionale di B1. In questa occasione abbiamo interpellato una giocatrice del Neruda e un calciatore del Südtirol, vale a dire Stefania Pistolato, capitana del Neruda, e Fabian Tait, calciatore simbolo dell'FC Südtirol, per cercare di capire quanto sanno dello sport che non praticano, ovvero cercheremo di capire se Stefania Pistolato capisce di calcio e se Fabian Tait invece se ne intende di pallavolo. Fabian Tait, vediamo quanto te ne intendi di pallavolo. Iniziamo da qui, quanti set al massimo si possono giocare in una partita di pallavolo? 5. Vediamo ora quanto Stefania Pistolato capisce di calcio. Prima domanda, cos'è il fuorigioco? Mi sono preparata su questo. Fuori gioco è quando un giocatore passa la palla al proprio compagno, ma si trova più avanti rispetto al difensore dell'altra squadra. Da quanti giocatori o giocatrici è composta una squadra di pallavolo? 13, 14, 15, in tutto. Non so. In campo. Ah, in campo 6. Chi ha vinto l'ultimo scudetto nel campionato di Serie A? La Juve. Qual è il ruolo di Francesca Piccinini? Libero. Chi è stato l'ultimo allenatore della nazionale italiana? Quello che l'hanno criticato, ma non mi ricordo chi è. Palleggiatore della nazionale italiana maschile di volley? Giannetti. Come? Giannelli. Quale squadra italiana non è mai stata in Serie B? Non è mai stata in Serie B? Il Milan? In una squadra di pallavolo cosa non può fare il libero? Schiacciare. Il fenomeno era il soprannome di? Fenomeno. Maradona? No. Che posizione di classifica occupa il Neruda e a quale campionato partecipa? Primo, spero. A2. Che posizione di classifica occupa il Südtirol nel campionato di Serie C? Questa me l'ha detto mio papà. Undicesimi, decimi. Saluta Stefania Pistolato e falle un in bocca al lupo che vuoi tu. Ciao Stefania, in bocca al lupo e forza Neruda. Fai un saluto a Fabian Tait e augurogli quello che vuoi tu. Ciao Fabian, in bocca al lupo per la stagione.